Bene, allora cominciamo anche noi un po' a presentarci rapidamente. Ah, io mi Ciao, chiamo, beh, lo vedete scritto, Paolo Galimberti, sono fisioterapista, sono un counselor. Mi occupo insieme a Marco, allora, innanzitutto sono, come dire, appassionato un po' al tema del dolore, in particolare di quello cronico, e insieme a Marco da qualche tempo, da qualche anno, ci occupiamo di alcuni corsi proprio su questo tema. Da quest'anno abbiamo iniziato con Formative Zone, appunto ad organizzarci, e abbiamo portato proprio a Napoli all'inizio dell'anno una giornata sul tema del dolore cronico. Poi purtroppo a causa del Covid tutto si è un po' fermato e quindi così, siamo qua. Abbiamo fatto dei webinar, poi all'inizio a maggio, se non sbaglio, no? Tra maggio e giugno, Sì, se tra non sbaglio. maggio e giugno, di così, Ok, magari sottomaggio. dopo vi giro anche la registrazione, cioè il link alla registrazione se vi può interessare. E ok. Marco? Buongiorno a tutti, sono Marco Chiera e io come lavoro faccio il naturopata dopo comunque una formazione nelle scienze cognitive e quindi fra un po' fra psicologia e neurofisiologia e un master in quello che passa sotto il nome di psiconeuroendocrinoimmunologia. E quindi insomma un po' per questo interesse a livello un po' globale alla salute, fra diverse cose mi sono incontrato con Paolo e da lì insomma abbiamo iniziato ad approfondire le cose, soprattutto appunto il tema del dolore, in quanto è uno di quei temi di cui spesso si tende a semplificare, ma che in realtà è forse il non dico l'aspetto più complesso che ci si trova ad avere a che fare in ambito medico, sanitario, di salute, così, però insomma ci si va vicino, proprio perché coinvolge tutto quanto, coinvolge la nostra intera persona da corpo, mente e ritorno. E che dire, direi a questo punto di entrare nel vivo dell'argomento. E quindi Covid, infiammazione e dolore. Non fosse anche per il fatto, e poi qua ti lascio a te la palla, Paolo, in modo da iniziare l'introduzione, non fosse anche per il fatto che effettivamente il Covid inizialmente si è presentato appunto come malattia respiratoria, polmonite interstiziale, eccetera, eccetera, che effettivamente poi risulta il principale comunque sintomo o quantomeno complicazione per cui viene definito clinicamente, però avrete magari provato su di voi, sentito qualcuno che conoscete o sentito in giro notizie, spesso volentieri problemi che andavano a destra manca e che prendevano bene o male un po' tutto quanto l'organismo. E quindi questo ha iniziato un po' a far pensare che sì, sicuramente l'apparato polmonare fosse un bersaglio particolare, però ci fosse dietro insomma, un po' qualcos'altro. Allora, quindi il motivo principale di questa oretta, di questo webinar, è collegata al fatto che in qualche modo è un tema attuale, un tema di cui comunque si parlerà ancora per un po' di tempo. Se fate una ricerca a rete, troverete comunque che ci sono stati già webinar simili, anche organizzati dall'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore. Piuttosto che anche da organizzazioni internazionali come la IASP, proprio perché il tema del dolore in realtà accompagna molto l'aspetto del Covid. E quindi diciamo che voleva essere anche un po' il nostro contributo a questa cosa, nel senso che
noi crediamo che più persone conoscano e più si crei una cultura e un certo modo di curare diverso rispetto a quella che è la, come dire, l'urgenza del momento, insomma, ecco. Allora, siamo alla seconda ondata. La prima ondata è stata accompagnata, quantomeno qui al nord, da una grande paura, una grande angoscia, perché non si sapeva esattamente chi contagiava come. Poi c'è stata l'estate, questo rilassamento generale, e poi una seconda ondata. Una seconda ondata che credo che ci abbia trovato un po', direi, spaesati, perché stanchi comunque del distanziamento che siamo un po' obbligati a tenere, stanchi delle mascherine, eccetera. Adesso si è arrivati un po' al fatto che comunque i contagi sono molto risaliti. Quindi in questo momento credo che lo spaesamento sia la sensazione che ci accompagna di più, senza poi contare tutto l'aspetto di quali specialisti del settore, i virologi, gli epidemiologi, che ciascuno dice un po' il suo parere e per gli altri, per la maggior parte delle persone, poco diventa chiaro, perché tante volte sono anche contraddittorie le posizioni. Ok, allora, diceva prima, mi riallaccio un attimo anche a quello che diceva Stefania, non mi sono curata grazie al sistema sanitario. Diciamo che in questo momento c'è anche una tendenza a concentrare tutta l'attenzione solo su alcune categorie di persone, e quindi perché una persona è più giovane, perché una persona in questo momento ha dei problemi che non sono inerenti al Covid, tende a essere un po' dimenticata, l'accesso alle cure è molto più difficile. E quindi anche ancora una volta la cura del dolore cronico, per esempio, che avviene durante tutto l'anno, diventa difficile, diventa non più efficace. Allora, Marco, un brevissimo excursus sulla fisiopatologia del Covid, ce la vuoi dare? Ok. Ti chiedo solo una cosa in quanto host, se puoi permettermi di condividere lo schermo, così almeno vi faccio vedere anche qualche immagine. Allora, dove iniziare senza star qui a dilungarci troppo? Come appunto dicevo, prima il Covid è stato visto appunto come problematica respiratoria, infatti i problemi iniziali che erano apparsi era tutto sommato a quello, persone che andavano in crisi respiratoria, avevano bisogno di essere ricoverate, avevano bisogno di essere messe in terapia intensiva, ossigeno, eccetera, eccetera, eccetera. Il discorso qual è stato a livello di, come si dice, ecco qua. Vedete tutti? Sì. Ok, perfetto. Sì. Perfetto, grazie. Cos'è stato il discorso? Che appunto, come si è scoperto un po' la struttura di questo virus, si è visto che c'è questa particolare proteina sulla sua superficie, la cosiddetta proteina spike, che tende ad attaccarsi in particolare a questo recettore che un po' tutti i nostri tessuti epiteliali esprimono, che è il recettore ACE2, che brevemente è uno dei recettori finali del nostro sistema renina-angiotensina per quindi la regolazione della pressione sanguigna e dell'equilibrio degli elettroliti. Perché sapete bene che
comunque ha poi tutta una serie di effetti renina, la cascata della renina su il riassorbimento e l'escrezione di elettroliti come sodio, potassio e compagnia bella. Quindi si è scoperto che il virus tende a legarsi in particolare a questo recettore e quindi poi da lì, come dimostra questa immagine, entrare dentro, venire assorbito da una cellula immunitaria, ma non solo, come va a vedere cellule anche endoteliali, appunto le cellule funzionali dei diversi organi, e quindi poi lì, come tutti i virus, mettere dentro il suo RNA e far sì che poi venga replicato. Il discorso qual è? E che cosa succede? Anche se veniva captato da cellule immunitarie, come le cellule dendritiche, come i macrofagi, come anche altre varie cellule, linfociti B e linfociti T, insomma tutto il blocco dell'immunità, cosa succedeva nei casi particolarmente critici? Che comunque queste cellule andavano a rispondere. Però andavano a rispondere con una cascata di citochine infiammatorie, quindi con una produzione di molecole infiammatorie enorme. Tant'è che infatti, e anche questa diapositiva lo riporta, si parlava di tempesta citochimica, proprio per dare l'idea della quantità di citochine diverse che venivano rilasciate in quantità industriali in tempo zero. E come tutti sapete, l'infiammazione è una fondamentale amica che ci permette di rispondere, di proteggerci di fronte a patogeni, tossine, eccetera, eccetera, ma quando è troppo è troppo. E quindi tutta questa infiammazione poi si ripercuoteva a livello locale, quindi a livello polmonare, però causando dei problemi, causando dei danni a tessuto, quindi rendendo banalmente il tessuto polmonare, ad esempio, più permeabile, essendo più permeabile, quindi poi sia il virus sia qualsiasi altra cosa poteva entrare meglio, e quindi si creava questo simpatico circolo per cui il virus entra, viene captato dalle cellule, queste infiammano, eccetera, eccetera. Questo parallelamente a una carenza già di per sé dell'attività del sistema immunitario da parte della persona, o per il fatto che tutto questo, questa iperattivazione immunitaria poi portava anche a un esaurimento della capacità dell'organismo di promuovere l'attivazione di cellule bianche, ecco che portava a iperinfiammazione da un lato, e dall'altra bassa capacità, bassa risposta cellulare, o meglio, bassa risposta immunitaria diretta a contrastare i virus. Perché anche qua, in maniera molto, molto semplice, il sistema immunitario può attivare tutta una serie di risposte diverse, risposte più cellulari, quindi dirette a virus che sono appunto all'interno di una cellula, tumori simili, può attivare risposte legate più all'ambiente, quindi a ripulire batteri extracellulari oppure tossine che si trovano così in circolazione nel sangue, nei tessuti. In questo caso si è visto che, bene o male, accanto all'infiammazione, la risposta cellulare corretta non è riuscita a prendere il sopravvento e a fare il suo. O in alcuni casi, poi ad esempio persone che magari avevano già risposte, storie di problemi autoimmuni relativamente, quella risposta immunitaria cellulare è diventata proprio controproducente. Il discorso poi cos'è che è stato? Questa infiammazione ha portato poi alla scoperta del coinvolgimento circolatorio, del coinvolgimento vascolare, e infatti
Credo che vi ricordate un po' tutti quando durante la prima ondata è saltata fuori tutta una serie di voci a dire occhio che il Covid non è una patologia polmonare, ma è una patologia cardiocircolatoria in quanto c'è una forte tendenza a creare coaguli, una forte tendenza alla coagulopatia e quindi a tutta una serie di problematiche che possono andare a coinvolgere anche altri organi, perché? Per quello che mostra questa diapositiva. L'infiammazione di cui si parlava prima va a coinvolgere il tessuto sanguigno, per un motivo molto semplice, perché i polmoni sono forse fra i tessuti più irrorati di sangue, vuoi per il loro scopo principale. E quindi tutte quelle citochine infiammatorie non rimanevano solo a livello del tessuto polmonare, ma entravano a livello sanguigno e lì, vuoi per i danni che creavano e quindi richiamavano fattori di coagulazione, piastrine e compagnia bella, vuoi perché poi andavano a coinvolgere le cellule immunitarie circolanti, che quindi rilasciavano le loro citochine poi anche proprio nel torrente sanguigno. Ecco che lì si favoriva poi tutta la formazione di trombi, che quindi, oltre a dar problemi a livello cardiologico in senso stretto, poteva poi dare problemi anche in tutta una serie di altri organi, perché nel momento in cui mi si forma un trombo o qualcosa a livello epatico, ecco che poi è il fegato che va a collassare. Nel momento in cui mi si forma un trombo a livello renale, tutto, ecco che poi sono i reni che mi vanno a collassare. E così via per ogni tipo di organo. La cosa interessante è che appunto a livello clinico, come vi dicevo, a parte gli stati critici, però bene o male il Covid veniva considerato da un punto di vista respiratorio. Come vedete qua, entra la malattia moderata nel momento in cui iniziano a esserci i primi sintomi di polmonite. La malattia severa quando la saturazione inizia a scendere sotto un livello importante. Prima i sintomi, bene o male, più o meno lievi, sono appunto febbre, nausea, vomito, dolori addominali, dolori corporei generali, così viene considerato quantomeno a livello clinico. Tuttavia, il discorso è molto più ampio, nel senso che in realtà, se andiamo a vedere anche i primi casi di Covid a Wuhan, il sintomo principale per cui la gente, ma proprio andava in ospedale, non era tanto mancanza di fiato, febbre, così. Era in termini molto tecnici perché aveva la cagarella. Più della metà delle persone che andavano in ospedale a dire ah, c'è qualcosa che non quadra, avevano problematiche gastrointestinali. E questo perché, da una parte, se ci pensiamo, oltre ai polmoni, il sistema gastrointestinale è quello più ricco di mucose e quindi comunque di tessuto epiteliale con coinvolgimento immunitario. Il nostro sistema immunitario alla fine si allena nel nostro intestino, in tutto il nostro sistema gastrointestinale, senza contare che poi l'acido dello stomaco è già una barriera per qualsiasi fronte di infezione e così via. Nel momento in cui quella viene alterata, iniziano ad esserci problemi. E quando lo stomaco fatica, è il sistema immunitario che subentra per far fronte a quell'alterazione. E quindi cosa comporta? Perché tutto questo? Perché questo eccesso di infiammazione? Perché da un lato, questa era una piccola immagine, appunto, per riprendere l'inizio del discorso. E che il Covid, legandosi a questo simpatico recettore ACE2, va a impedire anche tutta una serie di processi fisiologici che porrebbero limite
all'infiammazione. Il recettore ACE2 è sì un recettore, come fa vedere questa immagine, legato al sistema della renina e quindi a pressione e compagnia bella, ma in realtà è anche un recettore fondamentale per clivare, per distruggere, per smaltire tutta una serie di citochine e sostanze infiammatorie. È il recettore ACE2 che blocca la sostanza P, è il recettore ACE2 che blocca la bradichinina. È il recettore ACE2 che blocca tutta una serie di sostanze infiammatorie, dice: bene, avete fatto il vostro corso, adesso basta infiammazione. Nel momento in cui il virus va a legarsi a questo recettore, ecco che non solo viene poi captato da cellule immunitarie che scatenano citochine, ma viene poi anche a mancare uno come dire, dei protagonisti che dice alle citochine: ok, basta, avete fatto il vostro, chiudiamola qui. E quindi, insomma, era questo un po' che si veniva a creare a fronte dell'entrata del Covid nell'organismo. Poi il discorso è che col tempo questo si ritorna un attimo, siamo andati a scoprire come c'è chi questo blocco, meglio questo blocco, questa iperreazione immunitaria ce l'aveva subito e quindi, come facevano vedere le statistiche, persone che avevano sintomi dopo 5 giorni ricoverate in terapia intensiva e nei casi più grandi dopo 5 giorni purtroppo non c'era più nulla da fare, quindi comunque un decorso estremamente veloce. E questo a chi appunto prendeva come sintomatologia, in particolare l'aspetto polmonare e poi cardiocircolatorio, quindi shock cardiaco, eccetera, eccetera, e chi poi invece magari faceva la malattia tutto sommato relativamente soft, ma poi si portava avanti tutta una serie di sequele, di conseguenze, come se in quel caso la risposta infiammatoria ci mettesse più tempo a manifestarsi. Ma poi, una volta che si manifestava, ecco che magari ok, non andava a rompere le scatole in maniera così pesante alla respirazione. Però ecco che, insomma, faceva rimanere tutta una serie di alterazioni, in particolare a livello gastrointestinale in primis, ma poi legata a tutto il resto dell'organismo, quindi stanchezza, dolori che aumentano o che appaiono, e magari anche una serie di alterazioni per certi versi anche metaboliche. C'è chi ha avuto peggioramenti nella regolazione della glicemia e quant'altro a fronte anche del Covid. Ok? Quindi c'è stata un po' queste due cose, soprattutto negli adulti. Nei bambini qualche caso grave c'è stato, però la cosa è stata molto più soft. Vuoi perché comunque il sistema immunitario dei bambini è strutturato in maniera diversa, è già più predisposto a essere meno violentemente infiammatorio. Ok? E qua, prima di ripassare un attimo la palla a Paolo sulla questione del dolore, ci tenevo a far vedere queste quattro righe legate a una delle revisioni che sono uscite fuori quest'anno, appunto, dove si parla di metainfiammazione, dove quel meta sta per metabolico, nel senso che, se visto bene come effettivamente, ma questo veniva poi detto, casi di persone a rischio chi erano? Persone con problematiche di ipertensione, e abbiamo capito perché, ma poi persone con obesità, diabete e simili. Questo perché? Perché in quelle situazioni la quantità eccessiva di tessuto adiposo, ma soprattutto anche la glicemia estremamente alta, sono fattori che da un lato favoriscono la produzione di citochine infiammatorie. Il sistema adiposo abbiamo ormai scoperto, ormai è un dato assodato, che è tutt'altro che una riserva di energia pura
natura, ma è un tessuto ormonalmente attivo e che quando è troppo favorisce l'aumento della pressione, proprio producendo esso stesso renina, angiotensina e quant'altro, e portando alla produzione esagerata di citochine infiammatorie. Ma dall'altra parte la glicemia, quando è eccessiva, favorisce un'attivazione eccessiva del sistema immunitario, per un motivo molto semplice, perché il sistema immunitario non è insulino resistente, non lo diventa. Se c'è glicemia in circolo e io sono insulino resistente, il glucosio non arriverà ai tessuti, non arriverà ai muscoli, non arriverà al fegato, non arriverà ai singoli organi, ma il sistema immunitario ci arriva bene. E quindi il sistema immunitario si vede questo surplus di glucosio che quindi lo fa partire a 1000. E partendo a 1000 l'infiammazione viene potenziata e quindi tutte quelle che sono le cascate post-infiammatorie. E da che mondo è mondo, tutte le volte che si studia l'infiammazione, una delle prime cose che si dice è quali sono i cardini dell'infiammazione, fra questi c'è sempre il dolore. Facciamo un salto indietro, Marco, ti chiedo se torni un attimo. No, quindi, ma l'hai tolta. No, dimmi, no, l'hai rimetto pure. L'immagine, quella prima di quest'ultima. Allora, io non l'ho detto prima a tutti i partecipanti, in ogni momento potete fermarci e se c'è qualcosa di non chiaro ponete pure delle domande, mi raccomando. Aspetta, Paolo. Sentitevi liberi, sì, benissimo. Allora, io faccio un salto indietro. Magari dico anche delle cose già conosciute, però fa niente, nel senso che ci tengo a... penso che per chiarezza, anche per quello che sto per dire, sia più facile comprendermi. Allora, il nostro sistema immunitario sapete che è costituito da due parti, una immunità innata e un'immunità adattiva. Allora, l'immunità innata è costituita soprattutto da cellule quali i macrofagi, le natural killer e poi a livello di sistema nervoso la glia. La glia si è scoperto, dico recentemente, insomma qualche anno fa, che è la parte di sistema immunitario che c'è nel sistema nervoso. L'immunità innata è l'immunità che risponde immediatamente, produce una risposta generica a qualunque patogeno oppure a delle lesioni che avvengono in quel momento. L'immunità acquisita, costituita soprattutto dalle cellule T e B, è quella che agisce invece marcando gli agenti patogeni con gli anticorpi. Ed è chiaramente quella su cui si attivano i vaccini in generale. Allora, nel momento in cui c'è appunto un patogeno piuttosto che una lesione nei tessuti, le cellule del sistema immunitario intervengono. Intervengono innanzitutto come? Attivando la cascata infiammatoria. Quindi sono le stesse cellule del sistema immunitario che rilasciano quelle citochine, quindi tutte quelle sostanze che favoriscono l'infiammazione. Allora, tanto per dire un po' di nomi, ma perché li abbiamo visti e sono presenti nella slide, in alto, al centro, dopo l'attivazione dei macrofagi, abbiamo TNF-alfa, interleuchina 6, interleuchina 7, interleuchina 10, a cui possiamo aggiungere poi altre sostanze come l'istamina, la bradichinina, e invece entrando a parlare di dolore tra poco, la sostanza P, per esempio. Allora, tutte queste sono citochine, quindi essenzialmente delle sostanze che
preparano la parte del corpo o addirittura tutto l'organismo a un'infiammazione. Un'infiammazione che serve a contrastare a contrastare l'invasione o a riparare il danno del tessuto. Favorendo per esempio la permeabilità dei vasi, favorendo l'afflusso di sangue, permettendo quindi anche che le cellule possano passare dal torrente sanguigno al tessuto. E ok, a un certo punto però succede che quando il danno è riparato, quando la situazione comunque è stata ristabilita, ci deve essere uno spegnimento di questa infiammazione. Per esempio, nella risposta adattiva acquisita, quando gli antigeni sono stati tutti eliminati, sono le stesse cellule B e T che vanno incontro all'apoptosi, quindi alla morte programmata, in maniera da ristabilire completamente quella che è l'omeostasi. Allora, queste stesse cellule, scusate, queste stesse citochine sono anche quelle che sono responsabili nel sistema nervoso della sua sensibilizzazione e quindi della sua reattività al dolore. Per esempio, nel sistema nervoso periferico, l'abbassamento della soglia, quindi l'ipersensibilizzazione delle fibre a delta C, è proprio a carico di citochine come la sostanza P, la bradichinina e l'istamina. Quindi se c'è, si può capire in maniera semplice come la presenza a livello periferico, una presenza massiccia di questi, diventa una causa di dolore. Proprio la presenza di queste può essere una fonte già di per sé del dolore che viene percepito. Tanto più che sappiamo come sindromi dolorose croniche, faccio riferimento all'artrite reumatoide, all'osteoartrosi, malattie neurologiche come la sclerosi multipla, abbiamo la presenza di tante di queste cellule del sistema immunitario e di queste citochine, che rimangono presenti a lungo come se non venissero mai in effetti spente, come se la loro circolazione continuasse. Ok, Marco, grazie della condivisione. Quindi, accanto a questo aspetto, quindi del sistema immunitario, bisogna anche considerare come la malattia Covid, ma anche lo stesso semplice ricovero in ospedale, possa essere una fonte di stress. Stress, come intesa sempre come risposta adattiva a una situazione, ma che se è prolungata può diventare controproducente. Lo stress è sicuramente un fattore che agisce a diversi livelli, quindi coinvolge tutto il metabolismo. Sappiamo che gli effetti dello stress si trovano a livello del sistema, vabbè, sistema immunitario sicuramente, a livello del sistema dell'apparato gastrointestinale, a livello del metabolismo del glucosio. E insomma, un po' tutto l'organismo è coinvolto dallo stress. E questo ovviamente attiva tutta la cascata lungo il braccio
dell'asse ipofisi, ipotalamo, ipotalamo-ipofisi, ghiandole surrenali, oppure attraverso il rilascio nel torrente circolatorio di sostanze come il cortisolo, tutta una serie di azioni che chiaramente si vanno a sovrapporre a una situazione di allarme che è già presente nell'organismo. Quindi, infiammazione collegata al Covid, parlando quindi di persone ammalate di Covid. Nello stesso tempo, infiammazione, cascata infiammatoria causata dallo stress, ecco che si forma un connubio che diventa molto difficile per l'organismo da superare. Quindi, la presenza, come diceva Marco prima, di fattori pregressi, una comorbidità, ma non solo la comorbidità intesa come presenza di patologie, come il diabete, come l'obesità, ma anche la presenza di un dolore cronico precedente possono essere fattori che favoriscono l'infiammazione, favoriscono la presenza del dolore e favoriscono una risoluzione più complessa rispetto al Covid. Questi sono fattori ovviamente da tenere in considerazione, e su cui in effetti si cerca un po' di agire, si cerca comunque di affrontarle. Le strategie sono sicuramente diverse, a livello medico qualcosa è stato detto, ma no, chiaramente non è il nostro obiettivo di oggi. Ci sono tutta una serie di elementi di cui non si è parlato, ma che alla luce di queste cose che abbiamo detto possono diventare comunque importanti. Quindi, Marco, abbiamo visto un po' la vulnerabilità dell'organismo rispetto al Covid e quindi, insomma, come affrontare un po' questa. Come se ne esce. Come se ne esce? Giustamente. E come dire, in maniera forse semplice, forse banale, però è il discorso di semplicemente tentare di ribaltare questa data situazione. Si è appunto parlato di infiammazione. Si è parlato adesso, appunto, Paolo ha citato tutto l'aspetto dello stress, stress che è sicuramente, appunto, come ha detto, dovuto all'iperattivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi surrene per l'eccesso di citochine che ci sono nell'organismo, che sono comunque un fattore stressante, così come per tutto quello che si è vissuto in questo periodo, e la paura e l'isolamento sociale. E a questo proposito, piccola parentesi, già il parlare di distanziamento sociale è stato critico, perché noi dovevamo fare distanziamento fisico, non distanziamento sociale, sono due cose diverse. Distanziamento fisico si sta lontani, ma si mantengono dei legami sociali, purtroppo invece si è davvero creato un distanziamento sociale dove anche tante persone si sono sentite molto più sole, quindi conseguentemente anche più fragili, quindi poi ansia e compagnia belle, quindi stress a go-go. E quindi stress così da una parte, infiammazione, alterazioni metaboliche, abbiamo da pensare a cosa può influenzare positivamente tutte queste cose. E una delle prime cose, un po' a 360 gradi, che a volte, come dire, si lascia un po' da parte, è il sonno. Il sonno, che è una delle cose che appunto spesso e volentieri perdiamo quando pensiamo troppo a determinate cose, è però uno dei regolatori fondamentali di tutto il nostro organismo.
Perché comunque il sonno non è solo una questione di, ah sì, ok, riposo la mente, riprendo un po' di energie e morta lì. Col sonno, la glia di cui parlava prima Paolo, quindi sistema immunitario, cerebrale, nervoso, smaltisce tutto quanto sta accadendo nel sistema nervoso, tutte le scorie del metabolismo dei neuroni. La glia riesce a smaltire durante il sonno. Se noi non dormiamo, per un'infinità di motivi, questo smaltimento non accade. E quindi cosa succede? Quei prodotti di scarto, che sono tipicamente sostanze infiammatorie, si accumulano. E quindi poi ecco che subentrano i problemi. Inoltre, la carenza di sonno impedisce anche. Questo era interessante, alcuni studi usciti qualche anno fa, impedisce proprio anche al sistema immunitario di fare il suo lavoro, banalmente di attaccarsi ai tessuti, entrare all'interno di tessuti e andare ad attaccare virus e quant'altro. La mancanza di sonno impedisce questa cosa. Oltre al fatto che come vedete in questa immagine qua sulla destra, la mancanza di sonno favorisce poi anche alterazioni metaboliche, glicemia e anche tutta una serie di alterazioni nella fame e nella sazietà. Tendenzialmente chi dorme meno tende ad avere più fame. E poi appunto alterazioni a livello circolatorio, pressione aumentata, quello di cui si parlava prima. Non fosse altro che appunto effettivamente si è visto che la mancanza di sonno, quantomeno alterazioni nel sonno nelle settimane prima della diagnosi di Covid, è effettivamente correlata a una maggior severità di questa patologia. E quindi lavorare sul sonno, qualsiasi cosa che possa aiutare a migliorare a dormire, quindi quello che può essere dal stabilire un determinato tipo di routine, insegnare alle persone magari qualcosa per respirare, e su questo poi Paolo ci dirà qualcosa più avanti. Qualche semplice esercizio di respirazione che però aiuti le persone a rilassarsi, così come l'assicurare di avere una stanza buia con una buona temperatura. L'evitare una cena pesante la sera, tutta una serie di consigli legati all'igiene del sonno diventano fondamentali in questa situazione. E a proposito di cena leggera, l'altro aspetto è proprio la questione dell'alimentazione. Ora avrete anche voi sentito un'infinità di cose, di consigli legati all'alimentazione, micronutrienti, macronutrienti e quant'altro in relazione al Covid. Ora, da un certo punto di vista, non ci sono ricerche, studi che dicono, ah, toh, se mangi questi determinati cibi, se segui questa alimentazione, se ti imbottisci di queste determinate integratori, micronutrienti e quant'altro, allora automaticamente 100% sei sicuro che non avrai nulla. Di questo non ci sono grandi studi che, o meglio, non ci sono studi che dicono esattamente queste cose, però abbiamo una serie di studi che alcuni più teorici, è vero, altri invece, e alcuni adesso ve li faccio vedere più pratici, che ci dicono che però è fondamentale questa cosa. E non solo per gestire l'alimentazione per aspetti metabolici di cui si diceva prima, quindi regolazione della glicemia, che comunque è però fondamentale, ma anche proprio per sostenere tutta l'attività del sistema immunitario ed evitare tutta una serie anche di complicazioni pesanti, tenuto conto che poi l'alimentazione è anche uno dei cardini, o quantomeno una delle cose importanti nella gestione del dolore, perché anche tutte quelle sostanze di cui si è parlato prima, anche lo stesso livello di sensitività neuronale,
Dipende da tutta una serie di sostanze. Prima, ad esempio, Paolo diceva che la sostanza P aumenta la sensibilità della nocicezione, quindi aumenta la capacità di sentire dolore. Un nutriente, come dire, conosciutissimo come il magnesio, si occupa di fare l'esatto opposto. Il magnesio tiene bassa la sensibilità. Entrando un attimo nel dettaglio, vi ho portato un paio di studi per focalizzare alcune cose. Una delle prime elementi che è venuto fuori era che, questo soprattutto nelle persone anziane o quantomeno persone che tendevano a mangiare poco e quindi potenzialmente a essere anche, non dico denutrite, però come dire, a non avere un buon apporto di anche macronutrienti, quindi si parla in generale di carboidrati, proteine, grassi, tendevano ad avere tutta una serie di problematiche nettamente maggiori a livello di severità del Covid. Questione che poi si manifestava in particolare attraverso esami sanguigni, a quello che era il livello di proteine sanguigne, in particolare il livello di albumina. Il livello di albumina che veniva visto essere particolarmente basso, e più basso era, più la severità e il rischio di mortalità era alto. Ora, una bassa albumina cosa vuol dire? Vuol dire due cose. O uno, potenzialmente, quello che si diceva prima, alterazioni, coagulopatie, eccetera, eccetera, che vanno ad alterare il fegato, e quindi il fegato che produce albumina fa fatica, oppure viceversa, alterazioni gastrointestinali e quindi stomaco che fatica a digerire. Se lo stomaco fatica a digerire, io non assorbo proteine, oltre a non assorbire nemmeno tutta una serie di micronutrienti, dal calcio, dal ferro, alla vitamina B12, a tutta una serie anche di altri antiossidanti. E quindi necessariamente diventa fondamentale assicurarsi una buona digestione, una buona capacità dello stomaco di lavorare. E escludendo appunto casi gravi da ricovero, dove per in quei versi si bypassa lo stomaco, per il resto diventa quindi fondamentale che cosa? Da una parte masticare. E la masticazione e lo stress sono due cose che solitamente o si fa una o si fa l'altra. E quindi in questo periodo, soprattutto questo periodo per dire il lockdown, con tutto lo stress aumentato, ho i miei dubbi che le persone masticavano quello che masticassero quello che mangiavano. E dall'altra parte, assicurarsi un'alimentazione che favorisca la produzione di succhi gastrici. Il che vuol dire, ad esempio, banalmente, tutto l'uso delle erbe e delle spezie, che sono sostanze, soprattutto a crudo, che stimolano la produzione di succhi gastrici, oltre a essere di per sé dei fondamentali conservanti. Le erbe già di per sé sono conservanti, il fatto che siano conservanti vuol dire che sono antivirali, che sono antiossidanti, e quindi sono cose che aiutano la digestione. Se la digestione sta bene, se lo stomaco sta bene, produce succhi gastrici, se produce succhi gastrici, assorbe quello che deve assorbire e quindi poi si sta meglio. E a proposito, questo ci torno indietro un attimo, di micronutrienti, è interessante questo studio fatto su poche persone, ok? Però è interessante come la vitamina D, il magnesio, la vitamina B12, tra l'altro in dosi relativamente normali, perché nel senso di vitamina D si parla di 1000 unità internazionali al giorno, di magnesio di 150 mg e di vitamina B12 di 500 microgrammi, che sono dosi normalissime, anzi ci sono persone che al giorno ne prendono 4, 5, 6 volte queste dosi in persone con più di 50 anni aiutavano a ridurre il rischio non solo di mortalità, ma proprio di ricorso della terapia intensiva, ricorso all'ossigenazione. Ok? Queste sono le cose che ci possono
aiutare un po' a capire come agire. Tenuto conto che tutte queste tre cose, vitamina D, magnesio, vitamina B12, agiscono sicuramente a livello infiammatorio, nel senso che comunque, ad esempio, la vitamina D e il magnesio sono degli importanti regolatori dell'attività del sistema immunitario, ma agiscono anche a livello nervoso, come un po' vi dicevo prima, il magnesio tende a regolare la sensibilità. La vitamina B12 favorisce la salute dei nervi, favorisce il buono stato della mielina, la guaina dei nervi, e quindi anche a livello di dolore queste cose possono sicuramente aiutare. Anche la vitamina D ci sono tutta una serie di casi in cui persone con forti carenze di vitamina D, risistemando i suoi livelli, il dolore tende ad andare a migliorare. Su Scusami, questi, sì, dimmi pure. Marco, allora volevo dire una cosa. Allora, rispetto a queste cose che ci stai dicendo, allora io per esempio in questo periodo le ho prese tutte, cioè vitamina D, mille unità, il magnesio, la vitamina B12, il complesso vitaminico, a parte la lattoferrina, insomma, che ho aggiunto dopo. Però volevo capire una cosa, queste cose sono preventive perché io le ho prese a partire dal Covid. Però comunque voglio dire, la loro funzione è svolta prima di prenderlo, non durante, diciamo. 50-50, cioè nel senso, in questo caso qua erano persone ospedalizzate, questo studio specifico, persone ospedalizzate a cui una volta essere arrivati in ospedale sono state date queste vitamine. Quindi questo Quindi studio. comunque è corretto prenderle anche quando, cioè io ho un mese ormai che le prendo, quindi voglio dire comunque è corretto, È corretto sia insomma, prima che dopo. che dopo. Prima effettivamente abbiamo tutta una serie di studi che riportano come persone che arrivano all'ospedalizzazione sono carenti. Abbiamo anche avuto, appunto, una delle prime evidenze uscite, se non sbaglio, era uno studio qua dell'ospedale di Torino, che appunto vedevano iperdeficienze di vitamina D in chi veniva appunto ospedalizzato. Poi appunto la vitamina D per certi versi adesso è di moda, quindi era abbastanza anche uno potenzialmente dei primi pensieri venuti in mente. Sicuramente anche tutta una serie di altri micronutrienti, come possono essere, ecco, quello dovevo cancellare, vabbè, come possono essere anche appunto il magnesio piuttosto che lo zinco oppure il selenio. In quello studio si parlava di vitamina B12, ma la vitamina B12 va di pari passo con i folati, quindi la vitamina B9, e sicuramente anche questi, da un lato, potevano magari essere carenti, e viceversa, il loro uso e prima e dopo, quindi come prevenzione, come aiuto al trattamento, sicuramente danno il loro contributo, perché comunque sono dei regolatori fondamentali, sono elementi essenziali senza cui tutta una serie di reazioni non avvengono. Se io vado carente di folati, da un lato ho tutta una serie di problematiche importanti a livello sanguigno, nella formazione dei globuli rossi, ma per certi versi quello è il meno. Senza folati la mielina non si forma, cioè senza folati il sistema nervoso non va, non ci sono molte, molte balle in merito. E ok, è un esempio estremo, particolare, specifico, ma l'impossibilità della chiusura del tubo neurale nei feti rende bene l'idea della cosa. Ma questo in realtà succede anche negli adulti: una serie di problematiche che ci sono. Anche, ad esempio, penso all'artrite reumatoide, per fare un piccolo excursus, è legato a quello. I farmaci per l'artrite reumatoide tendono a consumare folati. E quindi poi cosa succede? Diventa per certi versi, se non si fa attenzione, diventa un circolo vizioso per cui tento di curarmi da una parte, ma dall'altra vado in carenza di elementi fondamentali.
questa immagine, questa piccola tabella ve l'ho messa più che altro perché non riportava semplicemente una serie di micronutrienti, ma anche sulla destra il perché e il per come possono aiutare. Purtroppo, per tutta una serie di motivi, alcune evidenze sono più in vitro che non proprio evidenze cliniche come quella che vi ho messo prima. Però il discorso è che in realtà l'uso di questi micronutrienti e integrati e soprattutto però presi dall'alimentazione, perché comunque, ad esempio, anche la vitamina D stessa, se io me ne fregassi di tutto il resto, fossi la persona obesa, col diabete e mi imbottissi di vitamina D e basta, mi tirerei la zappa sui piedi. Perché? Perché la vitamina D viene anche usata dai macrofagi e quindi invece di fare azione antinfiammatoria, farebbe azione puramente infiammatoria. Ok? Non è il singolo nutriente che fa la differenza. Certo, a meno che, come dire, la persona sta bene e per qualche motivo strano è specificamente carente di quello, come è stata la storia delle vitamine, si sono scoperte perché se singoli casi in cui singola carenza, oppure se no, agire su un singolo nutriente è critico perché come dire, è tutto il sistema che deve essere aiutato a funzionare bene. La vitamina D, esempio anche qua dello osteoporosi classica, di per sé non fanno una mazza di niente. La vitamina D lavora col magnesio, lavora col calcio, nelle ossa lavora assieme alla vitamina K. Nel sistema immunitario lavora assieme a antiossidanti come la curcuma, come il nostro olio extravergine d'oliva, 2 anni fa dichiarato similfarmaco dall'FDA, olio extravergine d'oliva che se c'è pure dentro il peperoncino lasciato a macerare diventa estremamente antinfiammatorio. Anche da applicare proprio, non solo da prendere e mangiare, ma proprio da applicare localmente. Sono tutta una serie di cose, uno con l'altro, che si fortificano e che permettono a un organismo di reagire meglio e quindi che permettono a ogni singolo aspetto di funzionare. Perché, ad esempio, appunto, per tornare all'immagine di prima, la vitamina D va a impedire quell'eccesso di cascata legata all'ipertensione. Va a regolarla. Ma è interessante che la vitamina D favorisce l'espressione dei recettori ACE2. In realtà l'aumenta, non la diminuisce. E quindi uno dice che aumenta l'espressione degli ACE2. Gli ACE2 sono la porta d'ingresso del Covid, la vitamina D dovrebbe ca causare il Covid. In realtà, in un sistema che funziona, no? Perché la vitamina D si occupa di una cosa, altra serie di sostanze si occupano di attaccarsi al Covid. Sono venute fuori ogni tanto, si parlava della quercetina, sostanza estremamente presente in cipolle, aglio e compagnia bella. Si è parlato della naringenina, sostanza presente negli agrumi, in particolare nel pompelmo e non solo. Sono tutta una serie di sostanze che sicuramente non è che nel momento in cui mi mangio un pompelmo o mi mangio uno spicchio d'aglio intero, risolvo e basta, sono a posto, protetto da tutto. Benché ai tempi della peste, i dottori della peste andavano in giro con la collana d'aglio. E la collana d'aglio tagliata in modo da rilasciare i suoi principi attivi nell'aria. Però sicuramente mi metto già in una condizione migliore di chi, a fronte del lockdown, e questa scritta ve la riporto, la dieta bilanciata è stata una delle maggiori vittime del Covid, chi a fronte del lockdown ha fatto fuori tutti gli scaffali di farina, dolci, biscotti, pasta, bibite gassate e compagnia bella. Cosa che ha portato, come alcuni, tra l'altro un sondaggio proprio italiano ha mostrato,
ha portato persone a diminuire l'introito di verdura, frutta, compagnia bella e aumentare di peso. Proprio quello che nel periodo del Covid si doveva evitare in assoluto. E a proposito di peso, di attività fisica e di compagnia bella, visto che appunto prima si parlava di respirazione, una buona respirazione è anche l'unico massaggio interno che abbiamo per far muovere gli organi e quindi anche per aiutare la digestione, ma non solo. Te che dici, Paolo? Allora, sicuramente l'aspetto respiratorio è importante per due fattori nel Covid. Allora, il primo aspetto è perché gli effetti, o meglio, i peggiori effetti del Covid sono a livello respiratorio. Quindi, specialmente in chi è stato ricoverato, che ha utilizzato, che è stato ricoverato in terapia intensiva o comunque ha utilizzato anche il casco della CPAP, ha avuto conseguenze respiratorie che necessitano di essere rieducate. Quindi in queste persone c'è una compromissione della respirazione e che deve essere ripristinata. Un altro aspetto più generale, ma non meno importante, è che attraverso la respirazione si smaltiscono circa il 60-70% di tutte le tossine. Quindi avere un respiro che non è funzionale, come assistiamo in tante persone, la bassa saturazione di ossigeno è una condizione non così rara, che non è collegata solo a malattie respiratorie vere e proprie, ma ci sono persone che, a causa del tipo di respirazione che hanno, viaggiano con saturazioni molto basse, al di sotto del 95%, che diciamo è la soglia minima che si considera fisiologica. E che l'hanno scoperto in questo periodo, perché le vendite di saturimetri sono salite alle stelle, quindi tanti che avevano paura se lo sono comprato e hanno trovato, senza essere malati di Covid, ripeto, di avere questa saturazione molto bassa e senza avere altre patologie specifiche polmonari. Io dico semplicemente, non perché sia una cosa semplice, ma perché la respirazione non è efficace. Il respiro è anche fortemente collegato al sistema nervoso autonomo, nervo frenico, diaframma, sono intimamente collegati al sistema nervoso autonomo. E quindi, in un'ottica bidirezionale, in cui io voglio regolare il mio sistema nervoso autonomo e in cui voglio agire positivamente sulla respirazione, l'utilizzo del respiro diventa fondamentale. La regolazione del sistema nervoso autonomo, qual è l'obiettivo? È quello di ancora una volta, regolare il livello di stress piuttosto che dare un aiuto di tipo antinfiammatorio. Detto così sembra una cosa un po' azzardata, però in effetti il sistema nervoso autonomo nel suo ramo parasimpatico, quando è attivo, quando è funzionale, ha una componente antinfiammatoria. Quindi, per dare qualche spunto concreto, gli esercizi di base della respirazione diaframmatica sono già un ottimo esercizio per la modulazione del sistema nervoso autonomo e per l'allenamento del diaframma, dove l'allenamento del diaframma rientra nel post-Covid, quindi nella rieducazione respiratoria. Oltre alla respirazione diaframmatica,
può essere considerato l'utilizzo di tutta la gabbia toracica, scusate, di tutto il tronco nel respiro. Quindi un'espirazione ampia, profonda, senza pause, che utilizzi, diciamo, dalle clavicole fino al pube, può diventare un altro esercizio utile in queste situazioni. Quindi non faccio la pausa, ok, poi fuori, poi di nuovo la pausa, ma è un lavoro in cui il respiro continua senza pause, è comunque lento e profondo. Questo potrebbe essere un altro spunto di lavoro. Ripeto, quindi con un effetto sia sul sistema nervoso autonomo, sia sull'aspetto più classicamente respiratorio. Allora, nel 2002 è apparsa la SARS, sempre in Cina, che aveva come causa il virus SARS-CoV-1. È sicuramente molti più anni che, quindi molto più tempo che conosciamo il SARS-CoV-1 rispetto al SARS-CoV-2. Sono virus simili, non uguali, e quindi ci possiamo aspettare alcune cose dal Covid-19 per analogia rispetto al virus della SARS del 2002. Cosa faccio riferimento? Faccio riferimento, per esempio, al fatto che abbiamo osservato nel post-SARS come si fosse presente fino a 2 anni di distanza dall'infezione, fatica, mialgia, disturbi del sonno. Questo da un punto di vista strettamente fisico. Da un punto di vista più psico, c'è stato un aumento importante di depressione, di ansia, di psicosi, di fobie. E a livello sociale c'è stato l'isolamento sociale, richiesto, come conosciamo ormai tutti. Ma poi c'è stata anche una difficoltà a ritornare nella società. Quindi tutti questi aspetti possiamo considerare che saranno un regalo anche nel Covid-19. È verosimile questa cosa. Non poter essere in aula, sto dicendo chiaramente una frivolezza, per me è molto difficile, nel senso che parlare attraverso uno schermo mi risulta sempre molto difficile e mi piace molto poco. Però vabbè, giustamente, piuttosto che non farlo, va bene anche così. Quindi sicuramente dobbiamo mettere in conto che ci saranno conseguenze di questo tipo anche. E quindi come operatori sanitari è necessario mettere in atto aprire la propria mente proprio per sapere che si può agire a tutti questi livelli, ciascuno con la propria competenza, ovviamente, ma sicuramente sono aspetti quando quando si ha a che fare con persone, in sindrome post-Covid, che possono soffrire o avere una sofferenza sotto tutti questi punti di vista. Quindi vi Io invito a sono una testimonianza, ce l'ho tenerne conto, tutti. certo. Ne abbiamo qui una Prova molto vivente. esatto. Ok, ma allora io penso che le cose centrali ce le siamo dette. Chiaramente avremo ancora tanto da dire, ma non vogliamo tirare a mezzogiorno. Se ci sono domande, questo è il momento. Tenete conto che poi appunto questo è un webinar un po'
informativo barra di presentazione per una serie di iniziative che poi si porterà avanti, quindi appunto come accennava Paolo all'inizio, corsi, si spera in presenza per il tempo che verrà, o eventualmente se non si riuscirà ancora corsi così via Zoom o altro, in modo da soffermarci ovviamente di più su tutta una serie di aspetti che ci rendiamo conto aver toccato qua e là, ma che necessariamente per stare in un'oretta e mezza di più non, si faceva fatica a fare. E quindi insomma questo è il là per altre cose. In realtà proprio ieri avevo letto sul giornale, non mi ricordo se era una sul venerdì di Repubblica, un libro che è uscito adesso da poco che si chiama La tempesta di citochine, per chi gli interessasse ve lo dico come informazione. Se volete vi mando dopo insomma il titolo perché parlava della similarità rispetto anche non solo alla SARS-1, ma anche con una serie di studi fatti sull'asiatica e la spagnola, a proposito di queste stesse reazioni che avevano causato, diciamo, poi tutte le complicazioni legate a questo tipo di patologia. Cioè, quindi non solo di questo momento, ma anche già all'epoca del 57, insomma nel 15, quando ci furono le altre pandemie. Quindi in realtà è stato fatto uno studio. Se volete, dopo vi mando dico per tutti, dico al di là di voi che siete già sicuramente informatissimi. È un libro che è uscito da poco, quindi insomma è attinente a tutto quello che avete detto voi finora, insomma. Sono stati fatti degli studi al riguardo, non so chi è non ce l'ho segnato al momento qui, però vi posso far avere comunque perché insomma parla di queste cose. Della risposta iperinfiammatoria. Vabbè. Grazie per il contributo. Va bene. Allora ci salutiamo. Direi di sì. Allora, grazie a Max Pilone di Formative Zone che ci ospita sempre, che ci permette queste cose. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi per essere stati presenti. Grazie. Decisamente. Grazie, grazie mille.